Sono qui a Pechino con le autorità nazionali che si occupano di sicurezza alimentare e di prodotti a tutela geografica, un fatto rilevante per una regione come la nostra, che in Europa è quella che ha il più alto numero di prodotti IGP e DOP. C'è stato, credo, un risultato molto positivo e anche forse al di là delle attese di questa riunione, perché oltre al rapporto tra gli ispettori è uscita anche una loro proposta rispetto alla promozione delle indicazioni geografiche italiane in Cina, quindi veramente un esito al di là delle attese. Abbiamo avuto il piacere di essere ospite della associazione, la prima nata in Cina, di Emiliano Romagnoli in questo grande paese, proprio qui a Shanghai. Tante persone questa sera, Emiliano Romagnoli, che sono qui per lavorare, fare impresa. Un grande onore aver potuto inaugurare la settimana della cucina italiana nel mondo, in questo caso della cucina Emiliano Romagnola nel mondo, qui a Shanghai. Qui a Riso ci sono in grande spolvero tutti i prodotti dell'Emilia Romagna presentati al pubblico cinese, quindi col loro linguaggio e spiegando bene anche come vengono preparati. Noi ci siamo presentati con molte imprese, abbiamo fatto sistema come sempre.